Ancora una volta siamo qui a parlare del granchio blu, di lui si è detto tutto e a breve sul canale YouTube di Chioggia Azzurra pubblicheremo altri video in cui questo alieno sarà il protagonista. Oggi però, pensando a quanto ci è stato detto, e cioè che nei pressi della diga sono state catturate involontariamente tantissime femmine rimaste imbrigliate tra le reti di un pescatore per passione, abbiamo deciso di verificare se la loro presenza fosse palese. Già un paio d'anni fa alcuni amatori catturavano esemplari a ridosso dei massi. Non era così frequente, ma c'erano. Sappiamo che nei giorni scorsi una tra le bilance ne aveva catturate un buon numero con i relativi danni alla rete. La rete di una delle bilance, forse l'unica tra le tante pronte a calare, contava ancora qualche esemplare rimasto incastrato. Non è una novità, la presenza della specie era ormai conclamata da anni e il problema è la diffusione che la vede espandersi negli ultimi tempi, unita alla sua voracità e forza distruttrice. Di scorazzanti tra i massi semisommersi non siamo riusciti a vederne. Abbiamo però visto qualche granchietto nostrano che potrebbe ingaggiare solo una lotta impari col cugino per rivendicare il territorio. Come qualsiasi specie invasora, il granchio blu va studiato nelle sue abitudini per essere visto nelle sue potenzialità e nei rischi che rappresenta a 360 gradi. Prima le informazioni verranno acquisite, prima si potrà costruire un suo profilo, certamente sotto l'occhio dei ricercatori ormai da tempo, e si spera di poter avere a presto notizie che consentano catture più massive.